Ciao ragazzi, qui Francesco e oggi qui sono con il mio amico Gabriele Di Mauro, che è un giovane ragazzo italiano, anche tu ormai viaggiatore da un po' di tempo, giusto? Da sì, un anno e mezzo che sono in giro in Asia. Il sud-est asiatico, sì. Quindi Thailandia, Bali, Malesia, Indonesia. Giusto, presentati un attimo, chi sei, che cosa fai? Sono Gabriele, la mia attività principale è di gestire un'agenzia che aiuta ragazzi a fare esperienza all'estero, quindi principalmente Stati Uniti, Inghilterra, Australia, e come progetto parallelo ho aperto questo canale YouTube dove aiuto i ragazzi a fare più chiarezza su quello che vogliono nella vita. Eppure qual è il... Si chiama Way. Sia sulla pagina Facebook che YouTube si chiama Way. W-A-Y, esatto. Okay. Way. E le aiuto, sì, diciamo, a fare un po' più chiarezza sulla loro vita e soprattutto a cambiare, a trovare il coraggio di cambiare vita, quindi fare esperienza all'estero, mettersi in gioco, prendere il controllo della propria vita. Ok, è qualcosa di bellissimo in cui io credo molto, perché i giovani di oggi hanno un'opportunità fantastica, così tante opportunità davanti a loro, ma così poca guida. Così poca guida, mentre in passato magari erano meno opportunità, avevi più guida, sì. Avevi più cosa fare, quindi credo sì. Di avere un progetto sì. Così. C'è proprio un senso di smarrimento in questo momento, tanti non sanno che direzione prendere, ascoltano consigli dai genitori, dagli amici, dalla scuola e sono tutti un po' smarriti, sì. Quindi serve trova proprio un po' di... Trova il lavoro sicuro, vai all'università, esatto. Studia 22 anni per poi avere un lavoro precario. Assolutamente. E soprattutto in Italia anche questa cosa, perché all'estero magari c'è più, nel nord Europa per esempio la cultura di finire le scuole superiori e fare l'anno sabbatico, però con in realtà con un'idea di ok, vado in Asia e spasso 12 mesi, vado in Australia, quindi siamo, mentre noi in Italia siamo più piccoli in questo senso. Sì, e anche un po' più mammoni, un po' più mammoni, assolutamente. Però sì, assolutamente, e soprattutto sì, non c'è la cultura, quindi spesso si tende a buttarsi subito all'università, anche se non si hanno le idee chiare, quindi magari ci si ritrova poi dopo 3 o 5 anni a fare delle cose che non sono in linea col nostro essere, non ci appassionano e crea ancora più confusione, perché hai studiato tutti questi anni qualcosa che non ti piace, non sai se partire da zero o continuare su quel percorso, quindi tanti ragazzi sono proprio confusi e non hanno un supporto, non hanno qualcuno con cui potersi confrontare per capire veramente cosa fare. Il motivo per cui volevo presentarti Gabriele e parlare con lui, perché qualche giorno fa lui aveva un'idea di creare un progetto e, come sai, io aiuto le persone a creare i loro progetti di business e a portare la loro passione, la loro visione in qualcosa di concreto, e tra poco volevo farti dire da lui, quindi qual è la sua prospettiva di come io l'ho aiutato a creare le idee. Ma prima di questo, visto che abbiamo toccato un tema che davvero a me sta a cuore, sicuramente anche a te, ti chiedo se dovessi dare un consiglio a magari ragazzi giovani che devono scegliere che strada prendere, o magari ragazzi non tanto giovani che devono cambiare idea, qual è qualcosa che davvero li consiglieresti di fare? Probabilmente il consiglio, quello che do sempre, è quello di seguire ovviamente quello che è le tue predisposizioni, i tuoi talenti, quello che è il tuo vero essere. Quindi la parte più importante è di prendersi del tempo per capire chi sei veramente come persona, che tipo di personalità hai, che tipo di predisposizioni, che talenti, che passioni, quello che ti fa stare bene e ti fa sentire vivo. Quindi bisogna un attimo, secondo me, tagliare fuori dal mondo esterno e ascoltarsi di più internamente, e sulla base di queste risposte poi andare a trovare una carriera, un percorso, degli studi che sono in linea col tuo vero essere, e da lì poi cercare di fare anche più esperienze possibili per andare a definire sempre di più qual è il tuo. E tu offri degli strumenti per questo, tipo dei test della personalità o delle... Sì, esatto, esercizi di scoperta, quindi di conoscenza personale, test della personalità sicuramente, però molta sì, sapersi ascoltare, capire quali sono le cose che ci fanno star bene, ci fanno sentire vivi, e poi ovviamente col lavoro che faccio anche molta esperienza concreta nel mondo, quindi stage, esperienza all'estero, scambi internazionali, per mettersi in gioco, certo. E capire quello che sì, ti perché piace. A volte uno nel suo ambiente non si vede, mentre magari va fuori e scopre delle cose di se stesso che non sapeva. Assolutamente. Quindi di pure di nuovo il titolo del tuo canale di YouTube. Si chiama Way, W-A-Y. Poi mettiamo il link qui sotto. Ottimo. Da quanti anni deve avere un ragazzo per contattarti? Allora, il programma da un minimo di 18 anni, quindi deve essere maggiorenne, okay. Fino ai 30-35 anni. Ah, ok. Quindi comunque una buona fascia di età. Quindi visita Way, mi raccomando, se invece hai meno di 18 anni,
anni, magari vai alle scuole superiori, addirittura alle scuole medie, guarda un altro dei miei progetti che è Unite con Nan Cosman e Florian Daniele, ed è Unite anche invitiamo i ragazzi a scoprire i loro sogni, però a età più giovane. Detto questo, grazie per essere ancora qui a guardare questo video, e tra l'altro se sei su YouTube o su Facebook, facci sapere che sei lì, metti un like, metti un cuore, metti un plus, fai qualcosa, se no, non so, ci sentiamo soli. Ci rimaniamo male. No, dimmi un po', noi ci siamo conosciuti qui a Chiang Mai, siamo in Thailandia in questo momento, tu sei venuto da me e mi hai detto voglio fare un webinar, aiutami a fare un webinar. E io ti ho detto ok, certo, ti aiuto a fare un webinar, dimmi... Diciamo un po' com'era la tua idea, con che idea sei arrivato da me, cosa pensavi che ti avrei dovuto fare, invece cosa è successo? Allora sì, questo canale YouTube l'ho iniziato da circa un anno, dove faccio questi video dove condivido consigli, esperienze, punti di vista diversi, e sento adesso a distanza di un anno che è arrivato il momento di fare qualche passo successivo, quindi creare un corso, creare un prodotto, creare qualcosa da offrire comunque a chi mi segue. E solo che non ho la più pallida idea di come fare, di come iniziare in questo campo, visto che comunque mi occupo di altro, e avevo sentito un po' di storie, un po' di qua, un po' di là, però avevo le idee abbastanza confuse. E poi ho chiesto a te come, diciamo, avevo questa idea di creare un webinar solo perché l'avevo sentita da qualcun altro, e l'idea era appunto di avere qualche consiglio da parte tua su come strutturare un webinar, e perché appunto hai già esperienza passata con questo. E poi ci siamo, mi hai dato la possibilità di conoscerci più a fondo, quindi capire più a fondo il progetto, quello che volevo fare, e quindi sedendoci a tavolino, andando un po' più a fondo sul mio progetto, su quella che era anche la mia visione, su quello che volevo creare, mi sono reso conto che fondamentalmente tutto dovevo fare tranne che webinar, nel senso che avevo bisogno proprio di fare un po' più di chiarezza sul messaggio che volevo passare, sul tipo di prodotto, di impatto che volevo avere nelle altre persone, e anche quello che volevo ottenere io personalmente. E quindi dal nostro incontro mi sono reso conto proprio che diciamo, ho preso completamente un'altra strada, ovvero quella di creare praticamente una sorta di lancio strutturato in un modo diverso, quindi una serie di video dove posso offrire del vero valore ai ragazzi che mi seguono, valutando poi che tipo di prodotto o servizio offrire in un secondo momento. Quindi sono arrivato con un'idea e poi mi sono reso conto che devo fare tutt'altro tipo di lavoro. Grazie di averlo detto, volevo fartelo raccontare con le sue parole, perché spesso ovvio ti posso dire quello che voglio su di me, se mi conosci, se mi segui, sai che sono onesto e tutto, però volevo darti la visione di una persona che è nuova e quello è il lavoro che facciamo assieme. E la prima cosa che devi avere nella vita, ma soprattutto nel business, è chiarezza. La chiarezza è potere, potere di agire. Quindi la prima cosa, quando una persona lavora con me, magari viene e dice voglio fare il webinar, sì, aspetta un attimo, cerchiamo di capire intanto perché vuoi fare il webinar, quindi qual è il risultato che vuoi. E questo è un modello di pensiero che ho imparato da Anthony Robbins, uno dei migliori coach al mondo, si chiama RPM, o in italiano qualcuno l'ha tradotto come OSA, O-S-A, e volevo darti un attimino due dritte su questo. Quindi se hai un'idea da sviluppare, se vuoi fare qualcosa, prima di tutto chiediti ok, qual è il mio obiettivo? Perché il tuo obiettivo era fare un webinar, o forse era un altro obiettivo, era... il tuo obiettivo, se non sbaglio, era ok, poter monetizzare queste persone che ti seguono, poterle aiutare, servirle davvero, poter avere un'attività location indipendente, quindi creare dei guadagni. E quindi abbiamo chiarito questo, qual è il risultato che voglio? E molto spesso le persone non hanno ben chiaro qual è, che cosa davvero vogliono. Quindi ti invito davvero, se vuoi farlo adesso, prendi carta e penna, che cosa vuoi se hai un progetto che stai sviluppando, qual è il risultato specifico che vuoi. E poi la parte più profonda, se puoi avere chiarezza, la S, lo scopo. Qual è lo scopo? Perché una persona non vuole solo un webinar, non vuole solo guadagnare dei soldi, ma per fare che? E questa è la parte un po' della vision, della mission. Non so se quella parte lì ti ha colpito, se vuoi dire qualcosa su... Assolutamente, sì, quella più importante, perché ero più focalizzato sulla creazione del prodotto, quindi su come monetizzare o comunque cosa creare poi da poter vendere. E mi mancava un po' proprio quello che c'era alla base, quello che mi dava la motivazione, l'energia, la voglia di creare qualcosa. E una volta che
nel senso, grazie anche al nostro incontro ho fatto chiarezza su quello, è come se poi di conseguenza arrivasse anche che cosa creare, che tipo di certo, prodotto, certo. Quindi è come se fosse un byproduct della visione, dell'insieme di quello che voglio, diciamo, sì, comunicare al mondo. E invece ero più orientato sulla creazione del prodotto, peccando, poi mancando proprio sulla visione a lungo termine. E nel mio caso era quella appunto di ispirare, di supportare ragazzi nei loro 20 anni, quindi una fascia proprio tra i 20 e 30 anni più o meno, nel dargli anche delle strategie, delle tecniche, degli esercizi concreti per aiutarli a capire cosa vogliono fare della loro vita, e poi di conseguenza appunto facendo fondamentalmente mi sono reso conto che manca attualmente nel sistema formativo, educativo italiano questo tipo di supporto. Si pensa più a che carriera intraprendere, cosa fare esternamente, vedendo dei modelli esterni, senza però fare degli esercizi di scoperta interiore, di introspezione, e quindi mi rendevo conto che volevo coprire quell'aspetto lì, e solo facendo chiarezza su quello che volevo creare, che poi era più semplice andare a identificare un prodotto. Ok, quindi ricordati, prima cosa, che riesci nella tua mente qual è il tuo obiettivo, la tua O, o il tuo risultato. Seconda cosa, capisci qual è il tuo scopo, perché è quello che ti dà il drive, che ti dà l'emotività, ed è quello che ti farà anche avere quello che io chiamo l'ethos, ok? Aristotele insegnava migliaia di anni fa nella sua retorica che ci sono tre elementi di ogni comunicazione: logos, pathos e ethos, la mente, le emozioni, e poi c'è questo ethos che è davvero chi tu sei. E quando tu riesci a comunicare perché fai qualcosa al tuo pubblico, hai un impatto molto più forte, perché passi una passione, passi una visione, e scoprirai che c'è qualcosa di molto potente in questo. Quindi obiettivo, scopo, e l'ultimo passo che abbiamo fatto con Gabriele, oltre poi a parlare di varie strategie, però è stato identificare le azioni, OSA, OSA, ok? Quali sono le azioni che tu puoi fare per raggiungere quell'obiettivo e quello scopo? E come ha detto Gabriele, in effetti quando tu hai chiaro che cosa vuoi e perché lo vuoi, e poi è solo una conseguenza a capire, okay, quali sono le cose giuste da fare, vedrò che i webinar sono uno strumento, ma non era una cosa che era potenziale lì. Esatto. E nel fare un brainstorming di queste azioni, ti chiederò anche se tu hai avuto qualche rivelazione, ma lo scopo è di chiedersi, ok, quali azioni posso fare per raggiungere questo obiettivo e questo scopo? E quello che succede è che il tuo pensiero diventa divergente, quindi apre la tua, da una tunnel vision, da una visione chiusa come magari i parocchi, apre la tua visione e vedi che ci sono tante cose che puoi fare con le quali non avevi pensato. Assolutamente. Non so se vuoi dire qualcosa su, se hai avuto un'esperienza di questo tipo. Sì, assolutamente. Okay. Più di una, direi. Ok, fantastico. Nel senso che quando abbiamo iniziato avevo due idee, quindi quella di offrire del servizio di coaching one-on-one, che già lo faccio, e quella di appunto creare questo webinar. Queste erano un po' le idee, eventualmente poi di creare un corso. Facendo poi questo esercizio, quindi facendo del brainstorming attivo su tutte le varie possibili opzioni, sono venute fuori più di 10 idee. Le più disparate, a volte anche a volte che solo a pensarle mi spaventavano perché mi sembravano irraggiungibili, però poi sono state utilissime perché mi hanno dato, diciamo, il coraggio di pensare anche l'impensabile, anche superando un po' le paure di cose che adesso non sono pronto a fare, che però in teoria, in fondo vorrei fare, solo che mi bloccano. E per esempio il fatto di organizzare proprio dei retreat, quindi degli eventi fisici con questi ragazzi, in modo tale da trascorrere del tempo insieme, lavorare, focalizzarci ancora di più su questi argomenti, di creare un programma di anno sabbatico all'estero dove non solo si viaggia, ci si conosce a fondo, ma si fanno anche esperienze poi con altre persone con la stessa mentalità. Idee di, adesso mi sfugge, sì, anche l'uno a uno, però anche il fatto di fare poi dei seminari, quindi cercare di sviluppare anche la parte offline, che è sicuramente più di impatto e più trasformativa, quindi, e tante altre che adesso mi sfuggono, però sono venute fuori una decina di idee, okay, completamente da nulla. Se dovessi dire giusto una cosa a qualcuno che ha un'idea su come lo posso aiutare, cosa gli diresti? Su come puoi aiutarlo? Sì, se magari qualcuno sta ascoltando, ha un'idea, perché io ovviamente posso vendermi molto bene il mio lavoro, ma da fuori tu che cosa diresti? Perché lavorare con me? Se lavorare con me? Secondo me sono tante cose, però la cosa più importante è l'inizio, proprio il fatto di
passare del tempo insieme, quindi con una tua consulenza, con una tua sessione di coaching, nel fare chiarezza su quello che vuoi. E da soli non ce la si può fare, nel senso, io sono una persona che tende sempre a fare tutto da solo, e infatti stavo per fare questo webinar, stavo andando in quella direzione da solo, e ti rendi conto che hai un sacco di limiti, un sacco di pensieri limitanti, e spesso sono idee che sono nella tua testa ma non hai un riscontro effettivo nel mondo esterno, e facendo una sessione insieme ti aiuta a capire effettivamente quello che vuoi fare, ma anche quello che funziona, quello che è fattibile. Quindi consiglio sicuramente una sessione strategica di capire un attimo perché lo stai facendo e cosa vuoi fare, ma anche poi c'è tutta la parte di competenze, proprio di esperienza, quindi noi abbiamo parlato anche del lancio, di come strutturare un lancio di un prodotto, cose che per me erano totalmente sconosciute, e sono tutte queste cose messe insieme ti risparmiano, secondo me, mesi o anni o decenni di... E migliaia di euro. Esatto, di fallimenti, di errori, di cose che non funzionano, e mi sono reso conto che se fossi andato per la mia strada da solo, le avrei sbagliate una a una, le avrei dovuto imparare proprio una. Avrei fatto webinar senza sapere cosa stessi facendo, poi magari avrei provato il lancio tra un anno, quindi tempo e soldi risparmiati, certo. Assolutamente. Okay. Ti ringrazio, è proprio quello che dico sempre, magari ti sto antipatico io, ma se vuoi fare qualcosa trova qualcuno che ti può mostrare la strada, e ti dico anche, tu sei stato fortunato, ma il coaching con me è molto molto costoso, quindi se hai un obiettivo, e se all'inizio io fornisco, ci sono dei training gratuiti che puoi andare, vai sul mio sito francescomarcucci.com, ci sono dei training gratuiti o comunque delle cose online dove non sei davvero one on one con me, ma sei in un video con me, come se fossi lì con te, e hanno, o sono gratuite o hanno un costo di entrata molto basso, quindi il coaching magari è qualcosa che riservo quando si è un po' più avanti. Okay, però davvero vai sul sito, guarda che cosa vuoi fare, e ricordati queste tre cose, fai chiarezza su che cosa vuoi, perché lo vuoi, e cerca di aprire il tuo pensiero a capire quanti modi ci sono. Poi se sei interessato al progetto di Gabriele, o magari lo vuoi aiutare, o magari hai un'idea, o magari non lo so, sentiti libero di contattarlo, e noi ci vediamo presto nel prossimo episodio. Fino a quel momento, segui i tuoi sogni e cambia il nome. Ciao. Ciao. Thank you.